Bella ragazzi, qui Marzec e bentornati al mio canale. Oggi signori, siamo entrati qui con un nuovo video tutorial qui sul canale, finalmente dopo un po' di tempo. Oggi signori vi porto un tutorial come entrare nelle costruzioni dei nemici, o perlomeno anche come rubare i muri ai nemici che sono boxati. Andiamo subitissimo in creativa a vedere come si fa. Eccoci qui in creativa, vi invito sempre a fare un attimo di pratica in creativa prima di provarlo online nelle pubbliche, perché altrimenti non capirete nulla, a meno da prenderci la mano. Partiamo subitissimo con il primo metodo per rimpiazzare il muro del nemico. Un metodo che sta girando molto è quello di essere straveloce, comunque, che l'hanno anche usato durante il torneo nella World Cup. Si tratta di rimpiazzare il muro del nemico, quindi rubargli praticamente il muro, così da poi editare il vostro muro. Come si fa? Dovete prendere l'arma in mano, poi passare a piccone, quindi dovete essere sicuri di avere l'arma giusta in mano dopo da usare, perché su controller quando togliamo le costruzioni abbiamo l'ultima arma selezionata, ricordatevelo, quindi non sbagliate. Mentre su PC basta premere il tastino del tipo del pompa e andate subito sul pompa, però fate attenzione da controller, quindi è molto difficile perché dovete farlo rapidamente. Una volta appunto passate a piccone, picconiamo il muro e per piazzarlo non è che lo piazziamo e stiamo lì a guardarlo, ma torniamo immediatamente all'arma, quindi facciamo picconata, piazzamento e togliamo modalità costruzione. Così rapidamente possiamo piazzare il muro e rubaglielo, quindi anche questione di tempismo, è molto difficile. Più che altro su PC viene meglio con mouse e tastiera, alti FPS, tutto più fluido eccetera. Su console è un po' più difficile, soprattutto col pad in generale, però se riuscite a farlo potete fregare il muro al nemico, così da poi editare e killarlo. Un altro metodo che sta girando, diciamo poco perché pochi lo sanno, è quello di mettere la scala dentro al box, da fuori a dentro. Sì, è un po' cattiva come cosa, però fa andare in panico il nemico. Perché? Perché il nemico è di dentro che cerca di mettere in continuazione il muro, perché pensa che voi state rompendo il muro o lo volete spammare. Voi cosa che fate? Andate in questa posizione del muro, iniziate a saltare in continuazione tenendo la scala in turbo bidding, quindi sempre attiva, sempre in posizionamento. Dovete tenere premuto il tasto della scala e continuate a saltare fino a quando non vi piazza dentro la scala. In quel caso il nemico non capisce, oddio, c'è una scala, magari va per romperla o cerca di riflettere un attimo cosa sia successo. In quel caso potete rompere il muro, piazzare il vostro muro, editare subito il muro, e se lui ha rotto la scala l'ho killato, oppure editate anche la scala e lo killate voi. In un momento che appunto si trova una scala piazzata dentro il suo box, due domande se le fa e smetterà di premere il tasto per mettere il muro quando voi state cercando di romperlo. Quindi sì, l'ho mandato un attimo in panico, poi dipende sempre dalla persona che trovate contro. Un altro metodo simile al secondo metodo appunto appena spiegato è quello di mettere una costruzione dentro al suo box e editarla da fuori, quindi senza rimpiazzare il suo muro. E qui si fa un po' più difficile, però se capite bene dove andare a premere lo fate rapidamente. Una volta messa la costruzione, che sia un triangolo o che sia una scala, dentro al suo box, anche lì si farà due domande. In quel momento potete editare la costruzione da fuori andando semplicemente in questo spiraglio, mettendovi un po' girati e guardando verso il basso. Potete editare la costruzione da fuori a dentro al box e poi ci fate quello che volete, specialmente se appunto mettete una scala, la volete girare, la potete girare direttamente da fuori ed è abbastanza sgravata come cosa. Ditemi voi cosa ne pensate di questi metodi, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Sì, alcuni sono un po' cattivi. Mi raccomando, vi invito a usare il codice supporto al creatore Marzec nello shop di Fortnite. Lasciate un bellissimo mi piace per supportarmi. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, tutti i social sempre qui sotto in descrizione. Bella.